Eccoci di nuovo in diretta con la rassegna stampa e le notizie dello sport. In primo piano il calcio di Serie B e un grifo d'attacco di Serio ne fa 4. Questo è il titolo in apertura con la Nazione. Baldini, tante occasioni per segnare. Primo allenamento congiunto per il nuovo allenatore. In evidenza anche Seghetti che dice da qui non si muove. Abbiamo giovani importanti. Al fianco del Lecco, come detto, le 18 squadre di Serie B appoggiano il ricorso, ricorsi contro ricorsi, il caos per l'ammissione continua con la Lega di Serie B che appoggia la FIGC contro il Collegio di Garanzia nel procedimento in programma il 2 agosto per ribadire prima di tutto il mantenimento del format a 20 squadre e poi il merito sportivo di fatto lanciando un assist a Lecco e bocciando il grifo. Invece per il Gubbio ci sono numerosi volti nuovi nell'amichevole con il Cosenza, gli è andata in archivio la prima amichevole stagionale del Gubbio che nell'allenamento congiunto insieme al Cosenza, formazione di Serie B, esce sconfitta per 1-2 con Braglia che ha scelto il 3-5-2 seguendo la linea già tracciata lo scorso anno con Vettorella tra i pali, Pirrello, Signorini e Tozzuolo a comporre il trio difensivo, Freje e Di Marco sulle fasce con Boulevardi, Casolari e Rosaia in mediana. A completare l'11 titolare in attacco spazio a Di Massimo e Vasquez. Ma noi abbiamo sentito il capitano Signorini proprio subito dopo l'amichevole, allora ve lo riproponiamo nel servizio di Giacomo Branco. Siamo contenti perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo avuto anche tante occasioni. Il secondo abbiamo fatto una buona gara, ma c'avevamo tanti ragazzi, non era manco facile. Questa squadra va ancora tra virgolette finita. Perché siamo ancora un po' pochi, siamo in fase di. Ci dobbiamo anche conoscere, tra virgolette, era la prima uscita. Però dai, continuiamo su questa strada e vedremo più avanti. Ora fare bilanci non è semplice perché devono arrivare altri ragazzi. Ora è arrivato proprio a judo. È ovvio che alcuni meccanismi si devono ancora affinare, ci vorrà del tempo. Tanto abbiamo tutto il tempo a disposizione per migliorare, per essere pronti per la prima del campionato. Io no, mi sento bene, il ritiro sta procedendo molto bene. E ora facciamo questi ultimi giorni prima di un po' di giorni di riposo e poi ci rivedremo il 3 agosto, 4 agosto. È ovvio che c'è tanto rammarico per la stagione passata, però ovviamente ormai si resetta tutto e si prova ad andare avanti. E ora fare bilanci non è semplice perché comunque la squadra va completata. È normale che una volta che arrivi quinto, devi sperare di fare più del quinto posto, perché io vado avanti, non vado indietro. Quindi il mio obiettivo è quello. Queste dunque le parole di Capitan Signorini dopo Gubbio Cosenza, l'amichevole che c'è stato proprio negli scorsi giorni concluso per 2-1 per il Cosenza. Ma andiamo avanti con le notizie, con i quotidiani, siamo sempre alle pagine della Nazione, il calcio sotto i riflettori, eccellenza promozione prima, mercoledì apre poi i calendari, intanto Gabriele Tramontano lascia l'Orvietana. Per la Ternana Bogdan resterà nel gruppo, abbiamo una gran voglia di riscatto, rosso-verdi che sono a cascia, il difensore croato commenta. Stiamo spingendo forte, vorrei che il campionato non slittasse. Ancora il calcio, il montone inizia a sudare agli ordini di Mister Missaglia, mentre per il tennis siamo con gli internazionali dello Junior Perugia, il Memorial Poppi Vinti, Mazza è in semifinale, Piraino, la testa di serie numero 2 al tappeto. Per il beach volley, l'Umbria è pronta al Trofeo delle Regioni con la manifestazione che si terrà a Cesenatico dal 1 al 3 di agosto. Vediamo anche i titoli con il Messaggero, Grifo di Serio è già in forma, sfida in famiglia, Baldini schiera i senior contro i giovani, poker dell'attaccante nel 5-2 finale a favore dei più esperti, debutto per Bozzolan, Matos, Elisi nel tridente Zemaniano, il tecnico promuove Seghetti e dice sia così me lo tengo stretto. La battaglia, di nuovo la notizia, anche la Lega di Serie B è dalla parte del Lecco, in Serie C invece è già bello il Gubbio in versione estate, il test contro il Cosenza finisce 2-1, per la scherma da Foligno, Mondiali, Santarelli centra i quarti di finale, per il tennis Memorial Poppi Vinti, Mazza batte Piraino, Tomasetto invece
invece si ritira e va avanti Andrea Picchione. Per la Ternana parla guida, lavoriamo duramente, il nuovo presidente dei Rossoverdi, dice Capozzucca, è un professionista capace. Ieri, primo giorno di lavoro in sede, abbiamo già le idee chiare con il direttore sportivo. Il caso da Orvieto Giallo Tramontano, via dall'Orvietana, va verso Rieti l'atleta. Da Terni invece la vicenda, Circolo Canottieri, parte la sfida per la presidenza, in gioco c'è il futuro della struttura che rischia di sparire, a cominciare dal bar che potrebbe essere abbattuto dal comune. Per il motociclismo, Superbike, variabile meteo con Petrucci che è pronto per la sfida. Sul circuito di Most in Repubblica Ceca è prevista pioggia, una condizione più che favorevole per il pilota ternano. Con il Corriere dell'Umbria invece tutta la B contro il Perugia, le 18 squadre del campionato cadetto ricorrono al TAR, come detto, in appoggio del Lecco. E per quanto riguarda invece la Ternana, Capozzucca sarà Terni fino al 2025, il nuovo direttore sportivo ha firmato un biennale e vuole subito Favilli, il centravanti che piace a Lucarelli potrebbe tornare, Martella invece è sempre più vicino alla Feralpi Salò. In entrata e in uscita riflettori sempre su Mantovani, mentre su Diachité insiste lo Spezia. Per il mercato ancora le fere, Donnarumma e Pettinari sono ai saluti, chance Ferrante, l'attaccante nella scorsa stagione al Cesena può ricavarsi il suo spazio, Furlan piace al Trento in Serie C. E a proposito di Serie C, il Gubbio va KO ma il Cosenza passa a fatica, e questo è il titolo con il Corriere. Prima amichevole, come detto, per la squadra di Piero Braglia che regge un tempo contro i Silani che giocano in Serie B. In Serie D invece al Città di Castello arrivano un osteopata e pure la nutrizionista nel team. Curiosità sempre da Città di Castello, Panfini, il globetrotter del pallone, un tifernate esperto di scouting. Mentre per il calcio, Serie D, Ciampelli al Trestina dice bisogna pedalare, il tecnico si dice entusiasta, i tifosi sempre al campo ci caricano, oggi test in famiglia al Casini dopo una settimana di lavoro. Sempre in Serie D, battesimo al Muzzi per l'Orvietana, Tramontana saluta e torna come detto a Rieti. Per il calcio promozione, ecco il montone di Missaglia con lui che dice l'obiettivo è giocare i playoff, Missile debutta in panca, no al modulo fisso, occhio a Sinisi. E questa è l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa, che torna come di consueto a partire da lunedì alle 7.30 in punto, ma l'informazione di TRG però c'è anche questa sera con le 19.30 e il TG Cultura, domani invece il TG7 e il TG Economia. A tutti voi un grazie per l'attenzione, un buon weekend, una buona giornata e arrivederci dunque a lunedì.